Ciao a tutti, c'è il picciù. Allora, Archimede, mi ha urlato perché c'hai i guanti? Perché devo toccare i peperoncini. Yeah! Peperoncino. Allora, siamo partiti con il nuovo video. È buono essiccato alla oddio, si è spaventato. Alla Space Valley, no, sto scherzando. Allora, abbiamo comprato l'essiccatore. Lo proviamo adesso con i peperoncini. Yay. Ci spostiamo in bagno per essiccare. Perché abbiamo messo? Ah, perché sono in bagno, perché il caldo della si scalda la penso che resistenza elettrica. Penso che si scalda, c'è una resistenza elettrica. Ai piccioli fa male. Qualcuno ha letto le istruzioni? Ma secondo me ha sbagliato, perché secondo me non è possibile che dobbiamo riempire tutta la torre, sposo anche un piano solo, ma lei dice che ha letto le istruzioni. Ciao! Ecco la macchinetta. L'ezzigatore. Ok. Adesso iniziamo il riempimento. Zoe, apri, tira su. Lascia, lascia l'ultimo vassoio. L'ultimo vassoio, ok. Riempo? Vai. Così? Sì, poi dopo accelereremo. Ok, Zoe, chiudi tutto. Allora, le istruzioni dicono le verdure a 40 gradi. 40 gradi. E poi accendere. Per quante ore? Una 8 marea. 8 ore, da 8 a 10 ore, 18 ore. Ok. Oh, fa rumore. Sì, fa un leggero rumore. Adesso facciamo partire il timelapse. Ciao! Partito! Allora, abbiamo seccato i peperoncini, avete visto nel time lapse, si chiama così, non sbaglio, sì. Come funziona. Adesso proviamo a macinarli, ci abbiamo il macinino di mamma vecchio, è antico, sembra zozzo ma non lo è, l'abbiamo pulito, è antico. Guardate come sono. Provo, quanto ce ne devo mettere? Ah, riempì, boh. Questo è rimasto un po'... No, cingommoso, eh? Boh. Allora non è asseccato bene, però vabbè. Proviamo. Occhio con le mani dopo, che ce l'hai belle. Sì. Ne posso assaggiare uno? Va bene. Ma forse ce ne devo mettere di più? Tira molto. Qualcosa di cingommoso, dammi, dai, così. Boh, non so... Asciutto, è tutta roba asciutta. Tutto c'era questo un po' cingommoso. Assaggio anch'io. Non era tanto cingommoso. Ecco, tra un po' cominciamo a fa. Pizzica. No, ancora no. Ancora no. Forse pizzicano dopo. A scoppio ritardato. Eccoli, arriva. No, chiudiamo. A me ancora non arriva niente. Oh, un po'. Quanto è bello, mi piace da matto sto macino. Oh, ma a me non mi pizzica per niente i peperoncini. A me un po' sì. Con questi vi faccio vedere. Ci condimo la pasta. Facciamo la pasta spaghetti aglio e peperoncino, dopo vi dico se picca. Adesso comincia un po' a pizzicare. Ma neanche niente. Appena. Vabbè, ciao! Se siete arrivati fin qua, scrivete! Macinino! Ciao! Ciao! Questo è il risultato. Ho mangiato un pezzetto. Hai preso il rosso? No! Perché... Oh, ma il verde non sa di niente! Oh, erano quei due pezzetti verdi che non andavano giù!
Ho preso quelli e pizzica tantissimo. Ma lo usiamo tutto sulla pasta, sì? Tutto questo. Va bene. Se pizzica così, no. Ne mettiamo un po'. Va bene. E poi assaggiamo. Ma io ho mangiato 3-4 pezzi di verde e non Oh, sapeva di Ele. niente. C'ho la lingua in fiamme. Ma perché secondo me si è mischiato col rosso? Ah, non lo so. So solo che c'ho la lingua infiammata. Vabbè, infiammò. Saluta tutti. Allora, i spaghetti sono cotti. Adesso ci metterò un po' di peperoncino. Ci hanno messi 2 cucchiai. Adesso provo a assaggiare. Picca un cacchio ancora. Ma io quei 2 peperoncini che ho beccato prima, che era? La Altro sfiga. pezzetto, altra sfiga. Sì, ma tu te stai a mangiare tutta la pasta. Allora assaggiala tu, te l'ho detto, non la vuoi assaggiare? Ma dopo dici. No. Cosa? Mi dici No, tu che senti, senti che, cioè, sia giusta per tutti i capperi. io. Ma il mio per me non è. Il tuo per te, dopo ce la raggiungerai. Metti che non pizzica tanto. No? Dai, saluta tutti. Assaggia. Dice vabbè. Sa di niente. Ancora? Dai, metti tutto. Ma è troppo. Ho paura che se c'è casca quel pezzo che pizzica lì. Metteremo del parmigiano per compensare. Vabbè, ciao, dopo vi faccio sapere se piccava. Alla fine, o se ce l'ho messo tutto. Ciao! Alla fine ha vinto Eleonora, ce l'ho buttato tutto. Vediamo come viene fuori. Assaggio, ce l'abbiamo messo tutto, eh. Allora, sa di pasta e peperoni, ma non pizzica quasi niente. Ecco. Adesso inizia a venire su il pizzicorino. Ma dove incontri col rosso? Non lo so. Comunque buona, sembra pasta ai peperoni. Ciao!